Ciao, sono Laura Anna, artigiana creativa appassionata di home decor. Realizzo oggetti di arredo unici con materiali di recupero. Mi piace mixare materiali e tecniche, recuperare vecchi oggetti e levigare il legno per farne emergere il carattere e la storia. Oggi vi mostrerò quanto sia importante la tecnica della levigatura attraverso la realizzazione di questo progetto, una parete attrezzata per l'ingresso di casa. Scopriremo come levigare i diversi tipi di legno e i diversi tipi di metallo e i punti di difficile accesso e come scegliere il giusto accessorio per i diversi materiali. La parete attrezzata si compone di una pannellatura a muro e di una mensola portaoggetti. Abbiamo legno di abete per la struttura, mentre per la lampada in montanti abbiamo tubo di rame, curve, raccordi a T e collari, tutto diametro 18. Per la decorazione invece abbiamo una lampada LED, uno specchio e della rete metallica. Io ho già tagliato i pannelli di legno nella giusta misura. Prima di iniziare, se utilizzate del legno di recupero, verificate che la superficie sia priva di polvere o di altri residui, come ad esempio la resina, perché impastano e rovinano la carta vetrata. Se vi trovate proprio in questa situazione, utilizzate uno straccio imbevuto di trielina e pulite la superficie. E poi passate la superficie con delle spazzole in fibra sintetica. Passo a levigare il legno. Per scegliere la giusta tecnica e carta abrasiva dovete conoscere bene il legno che state lavorando. Per i legni più duri, come rovere, noce, mogano e ciliegio, potete arrivare ad un grado di abrasione molto più fine, mentre per i legni più morbidi, come il larice, il pino e l'abete, è inutile utilizzare una carta vetrata fine. La grana delle carte vetrate è inversamente proporzionale alla sua dimensione, quindi il numero più alto corrisponde alla grana più fine di tutti. Partite sempre da una carta vetrata a grana grossa dai 16 ai 60 per la sgrossatura. Questa è una fase molto rapida che vi permette di eliminare il grosso. Potete eseguire questa fase anche con una raspa. Anche l'illuminazione della superficie di lavoro è importante. Vi consiglio di utilizzare una fonte di luce obliqua e non perpendicolare. Questo vi permetterà di vedere bene il risultato del vostro lavoro. Per i miei pannelli ho scelto un effetto spazzolato. Vado quindi a togliere solo la parte morbida del legno, lasciando le venature ben visibili. Tra gli accessori Dremel esistono spazzole abrasive di dettaglio che asportano materiale senza danneggiare la superficie. Sono molto utili per ottenere l'effetto spazzolato, ma vista la dimensione del pannello che dovrò lavorare, io userò una levigatrice palmare. Indosserò guanti, mascherina e occhiali prima di iniziare a lavorare. Per arrotondare i bordi potete utilizzare i dischi abrasivi che, grazie alla superficie piatta, sono particolarmente indicati per non creare avvallamenti. A questo punto potete trattare il legno con un impregnante o un protettivo e in questo caso vi consiglio di passare su tutta la superficie con delicatezza una paglietta d'acciaio extra fine. Al posto della paglietta, per le piccole superfici, io utilizzo questa comodissima spazzola in fibra sintetica che serve appunto per effettuare l'ultimo passaggio della levigatura, perché asporta il materiale e non graffia. Assemblo le parti in legno. Adesso mi occuperò del taglio e della levigatura di tutti i componenti in rame. Monto il disco da taglio per metallo sul Dremel 4000 e procedo. Monto il nastro abrasivo e levigo i pezzi di rame per togliere le sbavature del taglio. Se vogliamo togliere ruggine o vernice senza intaccare il materiale sottostante, l'accessorio giusto da utilizzare è la spazzola abrasiva di dettaglio che, grazie alle punte in nylon,
leviga senza graffiare. Se state lavorando con vetro o pietra, potrebbe essere utile levigare bene i bordi per evitare che diventino pericolosi dopo il taglio. Questi particolari materiali possono essere lavorati con acqua, che elimina i detriti che potrebbero rovinare la carta abrasiva e anche il materiale che stiamo lavorando. Ricordatevi quindi di non utilizzare elettroutensili attaccati a corrente. È anche importante scegliere la giusta carta vetrata, perché quella classica con l'acqua si scioglie e si macchia. Scegliete quindi una carta a base telata e abrasivo al corindone o ossido di silicio. Dremel vi viene incontro anche per questo, con molette abrasive all'ossido di alluminio e il carburo di silicio, specifiche anche per la levigatura delle saldature. Ora passo all'assemblaggio della parete attrezzata. Bene, adesso sapete come realizzare questa originale parete attrezzata, ma soprattutto come affrontare qualsiasi tipo di levigatura.